Eccoci cari telespettatori, siamo sempre qui in centro a Padova in Piazza Garibaldi. Con noi c'è il direttore del mercato ittico di Chioggia, avvocato Emanuele Bazzaro. Stiamo parlando delle presenze a questi stati generali della pesca, perché si kick off, quindi preannuncia gli stati generali del prossimo anno, però diciamo che avete già fatto degli incontri significativi, o perlomeno, visto che siamo in approvazione del benedetto bilancio, legge finanziaria, che dir si voglia. Quelli del settore, che ci hanno anche scritto, dicevano: ma rendeteci edotti, io la rendo forbita, ma in sostanza, se ci sarà qualche cosa che potrà anche andare a giovare il settore della pesca, visto quello che l'Europa ha preannunciato, riduzione prima del 10%, poi del 33% addirittura delle giornate di uscita. Che cosa ne è emerso, visto che avete avuto interlocuzioni con vari ministeri, insomma? Sì, beh, allora è stato importante perché appunto c'erano diversi ministeri, c'era poi tutta la parte diciamo dei sindacati a livello nazionale, quindi anche questo è stato molto importante per valutare il comparto e le problematiche del comparto. La partita è una partita che si può ancora giocare a livello comunitario, perché le indicazioni della comunità europea e dell'Unione Europea sono quelle di ridurre lo sforzo della pesca. Noi stiamo parlando di una riduzione molto significativa per i pescatori, perché vuol dire ridurre fino a due giorni e mezzo a settimana le uscite. Adesso quanti giorni uscivate? Adesso sono tre giorni e mezzo, e siamo al limite, neanche cioè, quattro. Come l'avevamo già detto, ma lo ripetiamo perché tante persone ci dicono giustamente ripetete le cose. Tre giorni uscite. Tra i 3 e i 4 giorni, a seconda della tipologia anche di pesce che viene pescato. Va ridotto, cosa si può? Ridotto ulteriormente a due giorni e mezzo, sempre anche lì a seconda del tipo di pesce che si va a pescare. Sì. È chiaro che se ognuno di noi lavori, a meno che non abbia bisogno di lavorare, poi ci sono alcuni fortunati che non hanno bisogno di lavorare, ma lavorare due giorni a settimana significa dover tagliare in modo significativo aziende, dipendenti, tagliare il comparto. La domanda c'è? O non c'è domanda? No, la domanda c'è. No, ma infatti l'altra cosa interessante, questo è molto interessante, è questo. Allora, l'Unione Europea dice dobbiamo noi tagliare fino a due giorni la pesca. Vabbè, tagliamo fino a due giorni la pesca. Ma non è che poi il pesce non si mangi più, Il pesce lo andiamo a prendere dalle altre parti. Arriva prodotto che è congelato, surgelato, che magari ha controlli diversi, che sicuramente non è locale, perché arriva dall'Oceano Atlantico, dall'Oceano Indiano o anche dall'Africa, per dire. Certo. Quindi è un problema importante, non basta dire dobbiamo tagliare la pesca, non può essere quella l'unica soluzione. Anche l'idea di accompagnare i pescatori verso un passaggio, un green, no? Cioè la blue economy, vanno accompagnati. Quanto ci costa questa green economy? Tanto, ma va accompagnato. Io capisco che i pescherecci hanno 50-60 anni e devono essere cambiati, ma bisogna accompagnare, come vengono accompagnati col cambio delle auto, la stessa cosa si può fare anche con i pescherecci. Assolutamente, sì, però ci sono comunque delle spese, i pescatori dicono noi sosteniamo delle spese, quindi per quanto tu possa, è un po' come il discorso che hanno fatto l'Europa, no? Sugli edifici, ponendo dei limiti energetici, eccetera, altrimenti sì, però le persone devono essere in grado economicamente di poterle fare queste cose qui, c'è poco da fare, o lo Stato se ne sobbarca in toto il carico economico, oppure salvo le multinazionali, e qui c'è un grosso rischio. C'è un grosso rischio, infatti, c'è anche da dire che i pescatori devono, come dire, ammodernarsi, no? Cioè culturalmente ammodernarsi, quindi magari concentrare, cosa che fanno già, devo dire, sono già cambiato, concentrare in alcuni giorni magari in alcune zone in cui è più o meno pescoso, evitare di fare uscite in cui si sa che si pesca poco, piuttosto concentrare in meno giorni e pescare di più. Certo, ma all'estero, tipo India, Giappone, Sudafrica, anche loro hanno limiti di uscita alla settimana, altrimenti è una lotta impari, scrive Tresina. È esattamente quello che l'ascoltatore ha detto, esattamente in modo preciso quello che è il problema, nel senso che ma non serve mica andare in Giappone, basta andare anche in Croazia, non è che... no, ma Croazia sono in Europa, no? Sì, ma la normativa comunitaria lì fa un po' diverso, quindi... Cioè, no, questa non... Il fermo pesca è diverso che da noi. Noi abbiamo diversi fermi biologici a seconda del pescato. Perché? Per esempio, anche se
cioè se il Veneto si affaccia sul Mar Adriatico e la Croazia si affaccia quello è un grosso problema, infatti, perché? Perché dobbiamo andare in Europa a dirlo, oppure anche in altre zone dell'Europa in cui c'è un fermo biologico diverso. Cioè pensavo che il fermo biologico che era stabilito era uguale per no, tutte. No, no, non è uguale, non è uguale. Quindi noi come sempre abbiamo una posizione. Esatto. Ma cosa, tipo De Castro, che cosa ha obiettato? Cioè che cosa ha detto, che perché ha una capacità di interazione vista la sua esperienza incredibile. Infatti la cosa importante è riuscire a creare delle normative di riferimento che siano attagliate alla realtà del nostro mare. Il nostro mare ha un fondale basso, ha anche particolarità, ha anche una pesca diversa rispetto ai mari del nord. Se noi facciamo delle normative che valgono per tutti, creiamo delle difficoltà soprattutto a noi che viviamo in questo specchio di acqua, che è l'Adriatico, bellissimo, pieno di caratteristiche diverse, ma che ha fondali diversi rispetto al mare del nord. Chi è che può fare queste normative che possano essere accettate, consone anche alle nostre peculiarità e alle nostre realtà economiche? Queste sono battaglie che devono essere combattute a livello politico, comunitario, ma è per quello che è importante non lasciare isolata la pesca, perché se non lasciamo isolata la pesca a livello nazionale, abbiamo una forza maggiore anche per i rappresentanti a livello comunitario. Quindi Infatti, un'altra questione, le aveva detto, è quella legata al turismo. Avevate la presenza dell'assessore Corazzari, no? Che ha posto anche un po' l'accento su alcuni aspetti che a voi è andato tutto sommato bene, cioè avete un appoggio insomma istituzionale. Leggo un altro messaggio: mangiare pesce è molto salutare, approfittiamone in queste feste, sempre che i prezzi non vadano alle stelle, come sempre. Dopo questo dei rincari è tornato anche prima un'altra questione, lo affrontiamo. Prima mi dica questo discorso della regione, come si è posta? La regione è un partner fondamentale che organizza insieme a noi gli stati generali, che sono organizzati appunto dalla regione Veneto, dal distretto ittico Chioggia Rovigo, dal mercato ittico di Chioggia e anche dai comuni, poi dai quattro comuni interessati, cioè Venezia, Chioggia, Porto Tolle e Caorre. E il kick-off è stato organizzato naturalmente a Chioggia, quindi con il peso era maggiore l'amministrazione comunale di Chioggia, la regione, il mercato e il distretto ittico. Ma la regione è un partner fondamentale e devo dire che ha compreso da subito l'importanza e abbiamo condiviso insieme quelli che sono i punti principali delle tematiche da trattare. La questione della pesca non isolata è una questione molto importante, perché appunto il turismo è fondamentale per il Veneto, la gastronomia è fondamentale per il Veneto. Perché qui si mangia bene, no? Questo sì, assolutamente, un dato di fatto, per fortuna accertato. Si parlava del caro dell'aumento dei prezzi, sì, il timore è quello, già i prezzi sono cresciuti, siccome si parla di prodotti che comunque non arrivano così sul banco, ma perché c'è la nafta per i pescherecci, materia prima che ha avuto degli aumenti, eccetera, ci sono tante materie prime che sono rincarate, si rischia che anche qui i prezzi possano aumentare. Non capiamo se per una speculazione, qua lo chiedo un po' a lei, oppure se c'è dietro anche nell'ambito della pesca una possibile speculazione, quindi far aumentare i prezzi quando in realtà poi non c'è stato ancora un effettivo rincaro, oppure no. Però poi va a pesare sulle tasche dei consumatori, perché il pescato sostanzialmente si mangia. Cioè. Indubbiamente. Il pesce si mangia. Qual è il problema principale però? Il problema è la nafta che viene usata. Infatti quello che vuoi. La nafta costa ed è aumentato, è stato un rincaro molto importante. Che ordine siamo? È di almeno 15-20% sicuramente. E non solo, perché come sapete il pesce viene pescato e poi viene abbattuto naturalmente, poi viene già messo nelle cassette, no? Sì. Etichettato con il controllato, etichettato con e poi venduto al mercato. Parliamo mercato ittico all'ingrosso. La norma prevede che non si possano utilizzare le cassette di plastica che sono riutilizzabili, ma si usano cassette di polistirolo. Per fare polistirolo ci vuole materia prima che costa molto di più, perché è aumentato anche lì. Infatti, questo lo so, è addirittura introvabile, alcuni dicono. Esatto. Perché polistirolo? E il polistirolo è stato scelto, questa è una questione della ULS, che ha scelto per garantire sempre, per evitare il riutilizzo della cassetta, quindi utilizzare sempre e solo il polistirolo.
credo che sia di 15-20 anni fa la scelta di passare dalla plastica a polistirolo, ma stiamo andando verso un ritorno alla plastica o comunque la possibilità di riutilizzare le cassette, perché il polistirolo non può essere riutilizzato, quindi va gettato. È inquinante. È super inquinante, sì. E non ce la si fa proprio a garantire una, anche la distruzione di tutto il polistirolo che c'è. Basti pensare a quello che capita col vento, va in acqua. Assolutamente sì. Ed è un grosso problema. Bravissimo, ho introdotto l'altra questione. Dopo parleremo anche del PNRR, perché molti ci hanno sollecitato in questo. Per quanto si dica, si ripeta, il problema dell'ambiente torna ad essere sempre in primo piano. E si dice che il settore pesca non fa abbastanza. Questo da parte, lo so, bisogna ribadire certi concetti, perché altrimenti per i non addetti ai lavori basta che uno punti il dito ed è fatta, insomma. Invece che, allora, da una parte abbiamo i cacciatori che dicono no, noi siamo i primi a presidiare il territorio, a controllare eccetera, i primi come l'agricoltura, no? I primi a segnalare eventuali anomalie del sistema, salvo quelli che operano scorrettamente, e così la stessa cosa, salvo eccezioni, però per lo più i pescatori seguono delle regole ben precise e si ergono a sostenitori dell'ambiente, tutela dell'ambiente, no? Esatto, noi abbiamo avuto delle campagne promosse da anche colossi importanti, campagne in cui additavano i pescatori come i primi distruttori del mare. E invece, continuano ad esserci, e continuano poi a fare. Invece i pescatori, come diceva correttamente, giustamente lei, per altre categorie, i pescatori sono i custodi del mare, sono i primi che vanno in mare, che conoscono la situazione dei mari, che tra l'altro, perché molti non sanno, noi lo ribadiamo sempre, l'abbiamo ribadito qui diverse volte, anzi vi ringrazio l'opportunità che ci date sempre di dire una cosa molto importante, cioè che i pescatori quando pescano, oltre a pescare, ahimè, pescano oltre pesce molti rifiuti. Il cosiddetto marine litter. Esatto. Allora qua, esatto, io voglio tornare su questo aspetto, perché ci hanno scritto alcuni dicendo, non ve lo dico dopo, cosa ci hanno detto, lo diciamo dopo la pubblicità, tra poco.